queste conoscenze, comunicandocele tra di noi e poi cominciando anche ad avere degli ambiti nei quali vengono fornite, fanno un chiamo bestiale, perché un'altra delle follie che ci viene comunicata è non solo che non c'è niente da fare, che non è vero, non solo che è colpa nostra, che non è vero. No, assolutamente falso, non è affatto colpa nostra, è colpa di alcune persone, è colpa di alcune persone che spendono migliaia di miliardi per stronzarci l'esistenza, per avvilirci in tutti i modi, per confonderci, per depravarci, pure per depravarci, incredibile, pure quello. Cioè, dice addirittura che diverso è meglio che eterosessuale, propaganda di ambiguità nel riferimento, c'è di tutto e di più. Musica a 440 Hz anziché a 432 Hz, apposta per squilibrare tutto il sistema nostro di comunicazione interna neuronale. Ma c'è cose, le cose dei pazzi, quando dicevo poco fa che non ce n'è una sola cosa vera, che è tutto totalmente falso, io dico questo. Allora, quindi, cosa si può fare a livello della comunicazione tra di noi? È quella di chiarire come stanno le cose, capire come è organizzata la corruzione, com'è organizzata la criminalità, cioè com'è avviene il controllo del territorio attraverso il controllo della criminalità. Cioè capire che è finta la lotta al crimine, è assolutamente finta. Quando io ero all'università, mi stavo per laureare, si era laureato 3 mesi prima un mio amico, che c'era l'assistente poi di un istituto, io faccio l'avvocato, no? Cosa mi disse questo qua? Sai Nando cosa ho scoperto? Anche Ricamonando. Mi dice, sai cosa ho scoperto? Che il 98% dei processi contro il patrimonio a Catania, mi sono di Catania, fanno capo a 10 famiglie. Che prego? 10 famiglie. Ma come sarebbe 10? Ma allora li conoscono tutti? Certo, Nando. Cioè, è tutta una pillata per il culo, Nando. È tutta una pillata per il culo. Quando prendono uno è perché è la famiglia perdente. Bravo, o per fare la parte. Allora io mi censuro arbitrariamente qui, così, dalla cavolo. Ci sarà tempo per parlarne ancora. Grazie Nando. Prima di altri interventi vorrei ricordare che Nando fa seduto, fa parte di un movimento che si chiama Per il Bene Comune, e adesso ci darà il sito internet. Questa storia di internet, io sono per l'età forse, ma non credo molto a quello che diceva l'amico, che internet è quello che ci consentirà di... Non è vero, insomma. Ad esempio noi, per esempio, non riusciamo neanche a parlare con Grillo, visto che la Casaleggio ci ha bannato, e quando c'è bene comune viene subito cancellata la lettera. Di Pietro, so sì, che durante un... Quindi non è vero che sia questa grande... Usiamola in tutto quello che possiamo, ma non illudiamoci che 1000 grafomani che stanno lì dalla mattina alla sera a discettare di tutto o apposta. Noi con questa storia di Gaza, per esempio, un gruppo organizzato da Israele ci sta facendo impazzire, a parte il fatto che ci fanno cadere la linea, ci rompono le scatole sui telefoni, sui computer, ma partecipano ai forum con dei nickname, una sembra che arrivi dal Canada, invece ha fatto il giro, eccetera eccetera. Quindi internet lo sanno anche loro che potrebbe, se fosse usato, un formidabile strumento, ragion per cui stanno già facendo e sicuramente faranno ancora di più il possibile perché il giochino non possa essere utilizzato dalla gente fuori dai loro schemi. Comunque, se volete sentire altre sciocchezzine nostre, su www.perilbenecomune.net. Allora, altri interventi? Sì, se alzate la mano così mi faccio un'idea, chi che vuole fare interventi? 1, 2, 3, 4, almeno 4. Secondo me la signora chiede come, con molta umiltà, ogni volta che ci arriva un'informazione, qualunque essa sia, domandarsi se è vera e osservare tutto ciò che ci sta intorno. Questo ancora prima della politica, prima della coscienza critica della gente, dovrebbe funzionare sempre. E al signore dico che l'ignoranza aiuta quello che noi dovremmo combattere. Cioè, ma non per niente sta facendo la guerra alla scuola pubblica. Non è vero che noi non contribuiamo all'aumento di tutto ciò, con l'ignoranza ne contribuiamo.
Sì, ma se ti distruggo una scuola pubblica, non è che io possa accusare un ragazzo di 18 anni di essere ignorante. Non sto parlando di scuola, parlo anche di intelligenza individuale. Se tu non ti guardi intorno... Un'altra delle mie idee magari sbagliata è che io sono frutto di quello che ho intorno, poi so anche, quello che leggo, quello che vedo. Ma siccome lo sanno anche loro, per dirti uno dei miei pallini, Hollywood lo governano i sionisti. Certo, ma si farà una domanda a tutti i giorni di chi è lei? Chi è lei? È in grado di rispondere chi è? Al di là di tutto quello che ha visto, cosa provato, chi è lei? La sua anima? Qual è? Dov'è? Dov'è? Io non ho ancora tempo di chiedermelo. Ma se lo chieda ogni tanto invece, perché la mia anima mi permette di farmi delle domande. Allora, rispetto a tutto quello che dici tu, voglio affrontare il tuo discorso. E cioè, i media italiani di chi sono proprietà? Lo sai? Sì, va bene, ma i media sono fatti da individui, ma lo ripeto. Ci sono individui, ma se far bene e far male è la stessa cosa di fronte a una legislazione fatta da loro. Secondo lei, al di là del peccato originale, la gente cosa sceglie se è uguale far bene e far male? Visto che far male ci diverte molto di più. Per me non è uguale, scusi. Allora, mettiamo che lei sia un'eccezione alla regola e mi va benissimo. Ma siccome vorrei cacciar via quei ladroni che ci sono in Italia, in Europa e nel mondo, ho bisogno di tante persone. Ma le tante persone devono sapere chi sono, non possono essere solo attraverso le informazioni. Ancora, c'è un libro di Mark Twain che è di 150 anni fa, che spiega che c'era già la gente che invece di pensare ripeteva quello che dicevano i giornali. Ma lo so benissimo. Si figuri oggi? Ma infatti lei ha il suo potere, è quello di chiedere se il giornale le sta dicendo la verità, accidenti, è questo che volevo dire. Ma devo socializzare con gli altri. Ognuno ha il proprio potere. Io so invece che gli altri 500.000 lettori pensano quello che gli fa pensare. Ma lo so, ma io sono diverso forse o no? Posso pensare diversamente dalle migliaia e milioni di persone che ci sono su questo pianeta? Ma che Dio gliene renda merito, ci mancherebbe altro. Ma tutti noi abbiamo questa forza, esprimiamola, santo cielo. Ma non è vero che tutti... Adesso, torniamo all'idea che quando ero comunista sono tutti uguali, che non è vero, è una gran balla. Allora, ognuno ha la sua testa. Potere, infatti. Bene. Uno può avere avuto la fortuna di avere dei genitori, degli amici, dei conoscenti, aver letto un libro. E di nuovo tutto ciò che sta fuori, io ho la fortuna di essere qualcosa. Accidenti, no, lei al di là di tutto niente, mi scusi tanto. Senza il resto attorno, lei vivrebbe sul pianeta con un po' di piante, con un po' non sto parlando di una cosa materiale, è una cosa che sento, non si può spiegare a parole, è la coscienza, mi risponda che cosa è la coscienza. La coscienza individuale. Ci troveremo io e lei mi convincerà, ma adesso no. Appunto, ma non si può vivere bene la materia se non si ha una coscienza. D'accordissimo con questo, però il problema siccome deve riguardare è uno schiavi, ma diciamo un libro molto particolare. Allora, ci sei tu e poi abbiamo altri 3-4, giusto? Tu. Studiate la geografia, sono appassionata tanto. Alle superiori ho studiato ragioneria e mi sono appassionata tanto a capire un po' di più il diritto e l'economia. E è successa una cosa particolare. Quando avevo 17 anni c'era il referendum sul 197 sul fatto di abortire, non abortire, abrogarla, non abrogarla, eccetera, eccetera. E lì non avevo potere perché non potevo votare. Ho fatto una ricerca pazzesca, un dolore allucinante che mi hanno anche bocciato a scuola per quanto poi non sono riuscita ad andare avanti. Ho paragonato le cose che dicevano il Movimento della Vita, il PC e i radicali. E ho scoperto che oggettivamente, parlando anche con delle ginecologhe che ci sono a Milano al CED, il Centro di Educazione Democratica, non so se lo conosce qualcuno, persone dolcissime. E sulle cose della FIGC ci prendiamo per il culo, non c'era niente da fare, speravo anch'io e quindi mi dispiace tantissimo, ma ok. Allora uno può buttare via 30-40 anni di vita, ma quando se ne accorge deve recuperare. Allora ti chiedo, allora la cosa migliore, adesso la prima volta mi sono incuriosita, sono venuta a questa cosa della democrazia diretta, però in realtà l'ho sempre pensata per me stessa e io sono molto vicina ai radicali, no, ma non vedo neanche loro.
Oh, vabbè, per il numero sbagliato. Un solo inciso, la Bonino è stata il Bilderberg. Non solo Bilderberg, ma sono quelli che hanno detto: adesso noi andiamo con chi ci dà 10 miliardi.